Salute e serenità a tutti. In questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, si è assistito all'interno del governo italiano, il cosiddetto governo giallo-verde, ad una crescita della litigiosità. Si tratta di una litigiosità probabilmente fisiologica. Fisiologica perché ci si sta pressando alle elezioni di maggio, alle elezioni europee, e di conseguenza ciascuno ha la necessità di sottolineare le proprie prerogative e di far vedere che non arretra di fronte a spinte diverse provenienti dall'alleato. Il fatto è che questo governo, in ogni caso, in qualunque modo lo si voglia considerare, è indubbiamente diverso da quelli che lo hanno preceduti negli ultimi 70 anni, non so, 50 anni, 70 anni. Ha delle caratteristiche politiche, sociologiche, ideologiche e così via, diverse da quelli che lo hanno preceduto. Ed il fatto è che senza voler essere né filo governativi né antigovernativi, comunque lo si voglia considerare, è un governo che è un'occasione, un'opportunità, una possibilità diversa, come abbiamo detto poco fa, rispetto a quelle che finora sono state offerte al popolo italiano e che il popolo italiano ha scelto con le elezioni. È un'occasione direi unica, perché il momento che si sta attraversando può assumere delle connotazioni per il futuro assolutamente positive e comunque differenti da tutte le altre che finora ci si sono poste. Quindi bisogna che sia i 5 Stelle che la Lega stiano molto attenti a non esacerbare questa litigiosità, perché il giocattolo potrebbe anche rompersi, e rotto il giocattolo poi sarà molto difficile ricostruirne un altro uguale. Tenuto conto del fatto che il governo italiano è in questo momento sotto il fuoco di fila e nel mirino praticamente di tutti, all'interno e dall'estero. Per quanto riguarda la sua composizione e i protagonisti di questo governo qui, certamente le riserve sono tantissime. Io non amo certamente la Lega e non sono iscritto ai 5 Stelle. Per quanto riguarda la Lega, è evidente che nella Lega ci siano nostalgie forti di una destra ideologica ormai sorpassata, comunque attinente a quello che fu e non a quello che è. E il fatto che, non lo so, di primo acchito, a fronte di determinate problematiche, la Lega si schieri, per esempio, per Guaidó, oppure che la Lega abbia da ridire su qualsiasi posizione di politica estera internazionale che non sia strettamente legata alla destra tradizionale, storica, è un fatto incontestabile. Del resto io credo sia molto difficile per la Lega poter ritornare nell'alveo di quella destra, poiché ha queste connotazioni, ma ne ha anche altre che differiscono profondamente dalla destra tradizionale. Ed è proprio per questo che c'è stato l'allontanamento da quella che è la destra reazionaria di Berlusconi e della Meloni, e fino a questo momento quantomeno l'esclusione della possibilità di poterci tornare a far parte. In questo senso, in questo momento storico, i 5 Stelle possono costituire, debbono costituire il correttivo, magari mediante un compromesso, di queste posizioni di insopportabile destra della Lega. E comunque i 5 Stelle hanno bisogno di coraggio, che fino adesso hanno dimostrato in modo abbastanza scarso. Tutto questo deve avere uno scopo fondamentale. Se questo governo, se questa situazione può costituire un'opportunità per il futuro, questa opportunità per il futuro deve essere costruita su un blocco sociale che sostenga questo tipo di governo che non ha precedenti.
Il fatto di costituire un blocco sociale alla base del governo non significa creare il solito partito unico, assolutamente no. Io penso che i partiti unici nella storia abbiano sempre dato pessima prova di sé. A partire, non so, chi ha un certo numero di anni se le ricorderà, al tentativo di unione dei partiti laici all'interno del centro-sinistra degli anni 70-80, vale a dire quelli che erano i socialdemocratici, i repubblicani, i liberali, che quando hanno costruito e costituito il polo laico hanno perso voti, perché ciascuno dei partiti porta in dotazione più voti di quanti non ne porterebbe unito con altri. Quindi io credo che a partire dalle diversità indubbie che ci sono tra i due movimenti che fanno parte del governo giallo-verde, continuando poi con la necessità di essere liberi in determinate scelte e di promuovere determinate politiche in confronto magari e in compromesso con l'altro movimento, sia necessario mantenere la duplicità dei partiti, ognuno per conto suo, avendo però alla base un blocco sociale che sostenga il tutto e all'orizzonte la possibilità poi di trovare un compromesso successivo, magari mediante un contratto, comunque di compromesso per continuare l'opera iniziata. Se questo non avviene, e allora difficilmente si potrà andare avanti su una strada nuova. E nessuno dei due potrà farlo da solo, perché nessuno dei due avrà la possibilità di raccogliere i voti necessari per poter continuare, e sarà sicuramente corrotta poi, in senso politico naturalmente, dalle necessarie alleanze con i vecchi ciarpami della politica di sinistra e di destra, che fino adesso hanno portato allo sfascio il nostro paese e anche altri paesi. Due partiti dunque, due movimenti che cerchino punti di integrazione da poter far valere al momento di formare un governo che abbia un contenuto. Qui siamo di fronte a un'espressione di sovranismo che fino adesso è stato a senso unico, non deve più essere a senso unico. Non è possibile che si sia sovranisti all'interno di un determinato settore circuito, per esempio quello europeo, e non si sia più sovranisti all'interno e al cospetto di organizzazioni sovranazionali e oppressive come NATO, Patto Atlantico o rapporti con l'Occidente americano. I 5 Stelle devono correggere la loro rotta e devono correggere la rotta di un eventuale governo. Per esempio, ci si chiede dove siano andate a finire le sanzioni contro la Russia che dovevano essere osteggiate e combattute da questo governo qui, e che fine abbia fatto il punto programmatico in particolare dei 5 Stelle, che proponeva la creazione di relazioni mediterranee da opporre poi con una base di forza all'interno dell'Unione Europea. Di questo non c'è traccia. E da allora io non so, naturalmente non ho la presunzione che questo audio diventi virale e che comunque abbia una fortuna tale da poter essere ascoltato anche da Di Battista, ma io credo che la chiave di volta di questa situazione sia proprio Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista ha fatto negli ultimi tempi determinati discorsi che mi fanno fortemente temere un suo ritiro dalla politica, non un anno sabbatico o una parentesi, ma un ritiro. Questo, secondo me, sarebbe tragico. Di Battista è un soggetto politico con una visione del mondo, è uno dei pochi che abbia una visione del mondo complessiva. Di Battista è indispensabile, non per i proclami, non per i paroloni, ma per una linea coerente di politica estera, interna e sociale. Io non credo all'uomo solo al comando, ma credo fortemente a chi abbia la capacità di orientare magari nel confronto, magari col dibattito, magari con lo scontro, ma di orientare. E Di Battista è uno di questi. Di Battista è indispensabile per un riequilibrio dei 5 Stelle al loro interno e per un riequilibrio della politica del governo.
E le mie parole sono totalmente disinteressate perché io non sono assolutamente nella Lega e non sono aderente ai 5 Stelle. Quindi prendetelo come un ragionamento distaccato su quello che a me appare evidente. Alessandro Di Battista, torna e fai politica. Questo si aspetta il nostro paese da te, per l'Italia. Grazie.